Buonasera dal TG6. In apertura a Pescara, dopo tante polemiche di maggioranza e opposizione, c'è l'annuncio. Sono partiti i lavori per il terzo sottopasso della stazione ferroviaria, dopo una variazione al piano regolatore, sorgerà proprio il nuovo mercatino etnico al servizio. Hanno preso il via i lavori per la realizzazione degli spazi destinati al mercatino etnico per i commercianti ambulanti senegalesi. Ruspe all'opera a Pescara per un intervento che è propedeutico a quello vero e proprio che porterà all'allestimento del nuovo mercato. È stato abbattuto in via Ferrari il muro che impedisce l'accesso all'area di parcheggio della stazione. In realtà è solo un intervento propedeutico che ha la finalità di mettere in sicurezza il sottopasso. Questa fase dei lavori durerà 40 giorni, finanziati con i 50.000 euro provenienti dalla regione, mentre 150.000 arriveranno dal comune. Per la realizzazione del mercato effettivamente vanno espletati vari passaggi, tra i quali quello più delicato è l'approvazione del Consiglio Comunale della variante al piano regolatore e infine il Placet di Rete Ferrovie Italia. Ma il progetto del mercatino etnico sotto il rilevato ferroviario ha fatto e continuerà a far discutere, a muovere battaglie. È stato subito il gruppo comunale di Forza Italia. Pensare di spendere 200.000 euro di soldi pubblici per un mercato illegale legale grida vendetta, hanno attaccato gli azzurri. Chiedere al Consiglio di approvare un progetto mentre i lavori sono in via di affidamento, hanno detto giorni fa, è una presa per i fondelli, per i pescaresi. Duro anche l'attacco del gruppo Pescara in testa, per cui spendere 200.000 euro per quest'opera è immorale in un momento in cui le risorse finanziarie sono risicate. Questa non è una priorità e c'è il rischio, che osa il capogruppo Guerino Testa, che gli ambulanti abusivi, che in tanti anni non hanno mai pagato le imposte locali, avranno un nuovo mercato, mentre gli ambulanti italiani, che hanno sempre pagato le tasse, si ritroveranno i problemi di sempre. Si torna a parlare del sisma di L'Aquila con l'inchiesta dei casalesi. Primi verdetti con due patteggiamenti, un proscioglimento e 8 rinvii a giudizio per gli imprenditori aquilani accusati a vario titolo di estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con il coinvolgimento del clan camorristico dei casalesi nell'inchiesta Dirty Job. Ieri, nel corso dell'udienza preliminare, due noti costruttori del capoluogo, Dino Serpetti e Elio Gizzi, già presidente della L'Aquila Calcio, hanno patteggiato 1 anno e 8 mesi di reclusione ciascuno dopo aver risarcito con 30.000 euro i 19 operai sfruttati in modo illecito. Un altro imprenditore, Marino Serpetti, fratello di Dino, è stato prosciolto su richiesta del pubblico ministero di questo procedimento, David Mancini, che ha coordinato le indagini eseguite dalla Guardia di Finanza con il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata di Roma e il gruppo di investigazione della criminalità organizzata del capoluogo. Per questi imprenditori le accuse, che negli anni scorsi fecero clamore, si sono ridimensionate. Ci spostiamo a Teramo, dove scende il sipario sulla 44esima edizione dell'Interamnia World Cup. Oggi infatti è il giorno delle partenze e tantissimi giovani stranieri stanno lasciando Teramo dopo aver partecipato all'ultima edizione, che ha visto crescere il numero delle squadre partecipanti e anche quest'anno all'insegna di qualche polemica. Ci dice tutto Elisa Leuzzo. Uniti per anni nell'organizzazione dello storico evento teramano, l'Interamnia World Cup, quest'anno la 44esima edizione ha portato qualche polemica tra lo storico patron e ideatore della manifestazione, Pierluigi Montauti, e l'operativo, il braccio armato, Fabrizio 40. Polemiche che hanno inizialmente logorato e poi, anche se per poco, fortunatamente, fatto saltare lo storico binomio. A determinare l'allontanamento tra i due era stata la presa di distanza del patron Montauti dal suo storico e operativo collaboratore, che durante questa edizione ha duramente attaccato la Federpallamano e il suo vertice. Oggi l'operativo Fabrizio 40 ha chiarito così le polemiche. E in qualche modo ci stavano bloccando il nostro lavoro, quindi a seguito di questa mia esternazione le cose sono cambiate, c'è stata in qualche modo una presa di posizione della federazione, dello stesso professor Montauti, del presidente, che in qualche modo ha provato a smorzare le polemiche. Io in realtà, nel senso, con queste polemiche sono state solamente dovute al fatto che, appunto, la volontà di portare avanti il torneo al bene del torneo, sono in qualche modo libero, non essendo tesserato, non posso essere in qualche modo colpito da provvedimenti o da altro, e quindi le mie esternazioni in qualche modo sono state
libere. Parliamo dei risultati della Coppa. Abbiamo fatto tanto e credo che sia stato uno dei tornei migliori degli ultimi 5 o 6 anni, e questo lo dimostrano le dimostrazioni di affetto e di compiacimento degli atleti e delle delegazioni che stanno in questo momento lasciando la città, e quindi ci confermano il loro apprezzamento, la voglia di tornare. Penso che sia abbiamo sbagliato poco, nel senso sia stato un torneo quasi perfetto. Abbiamo giocato 500 gare in una settimana e la maggior parte delle gare sono state ovviamente vinte dalle squadre danesi. Le squadre teramane in generale come si sono piazzate? Ma devo dire che hanno ottenuto dei buoni risultati, sia la Lions che la Torelli e anche la stessa Nuova HC Teramo. Una giornata di proteste oggi all'Aquila davanti al Palazzo dell'Emiciclo, dove nel corso del Consiglio oggi si è svolta un'assemblea. Sono state 3 le mobilitazioni. A scendere in piazza c'erano i dipendenti dei centri di ricerca Cotir, Crab e Crivea, senza stipendio da molti mesi, che chiedevano alla Regione l'approvazione della legge di riordino e fondi per far ripartire la programmazione. Una rappresentanza dei 57 dipendenti dell'ARA, l'associazione regionale allevatori, che sono senza aspettanze da 33 mesi, e anche in questo caso ho chiesto alla Regione un intervento immediato. Infine, a mobilitarsi davanti al Palazzo dell'Emiciclo, un gruppo dei 40 lavoratori in mobilità dell'ex zuccherificio di Celano, che attendono da anni la riconversione per essere riassorbiti, che consiste nella realizzazione di una centrale biomasse. Ancora pescare, ancora polemiche. Tempo fa si era parlato proprio di alberi e l'opposizione, anche le associazioni ambientaliste, avevano lamentato l'abbattimento di alcuni alberi proprio nel centro di Pescara. Ebbene, è proseguita la piantumazione di alberi come era stato promesso dall'amministrazione comunale, e oggi l'iniziativa ha riguardato via Nicola Fabrizi. Vediamo. Assessore Di Pietro, riprendono le piantumazioni in via Nicola Fabrizi, comunque nella zona centrale di Pescara. Sì, oggi riprendiamo appunto le operazioni di piantumazioni. Mancano 32 pini per riempire tutte le aiuole di via Regina Margherita, e pianteremo anche 9 lecci qui in via Nicola Fabrizi, come simbolo appunto di quanto questa amministrazione tenga al verde, alle alberature e all'ambiente di questa città. Oggi riapriamo anche 2 aiuole cementate dalla passata amministrazione per permettere a questo bar, diciamo, di ampliare il suo raggio di azione. Le riapriremo e piantumeremo qui 2 alberi, 2 lecci per l'esattezza. Qualche mese fa ci furono delle polemiche per i pini di via Regina Margherita. Qual è oggi la situazione? La situazione è questa: io penso che i cittadini hanno capito che abbiamo dovuto tagliare quegli alberi solo ed esclusivamente per ragioni di sicurezza, perché noi ci teniamo alla sicurezza dei cittadini. Lì c'è una scuola, ci sono bambini, c'è un via vai continuo, e non potevamo permettere di lasciare a dimora un albero che risultava da un'analisi pericoloso. Li abbiamo abbattuti e oggi li sostituiremo, ma non solo quelli che abbiamo abbattuto, ma ne sostituiremo molti di più, quasi il doppio, per un totale di 37 nuovi pini. Un'esercitazione di salvamento in mare a Francavilla questa mattina, realizzato da Guardia Costiera e Fisa di Chieti. La giornata rientra all'interno della campagna Mare Sicuro. Vediamo. Si è svolta domenica scorsa nel tratto di mare antistante lo stabilimento Nausicaa di Francavilla al Mare una esercitazione con diverse dimostrazioni di salvataggio in acqua con l'ausilio di unità cinofile. L'evento è stato voluto dalla Guardia Costiera di Francavilla al Mare d'intesa con la delegazione di Chieti della FISA, la Federazione Italiana di Salvamento Acquatico, la Misericordia di Pescara e la Inuit Triathlon Abruzzo. Una folla di bagnanti ha osservato con attenzione tutte le procedure messe in pratica per salvare la vita a quelle persone che per vari motivi finiscono in difficoltà in acqua e rischiano di annegare. L'esercitazione rientra all'interno dell'operazione Mare Sicuro 2016, che prevede attività trasversali per la tutela del mare, una giornata utile per divulgare il decalogo del bagnante di chi naviga, anche per far conoscere l'intesa promossa dalla Guardia Costiera con le unità cinofile brevettate dalla FISA di Chieti, con l'obiettivo di una collaborazione tra le articolazioni delle due organizzazioni per le attività di salvataggio.
Oltre alla sicurezza in mare, gli obiettivi di Mare Sicuro sono preservare dal punto di vista ambientale le acque che bagnano le coste, sviluppare controlli su tutta la filiera ittica, spesso soggetta a frodi e contraffazioni, implementare attività di prevenzione e repressione dei tentativi di occupazione indebita che impediscono la normale fruizione degli spazi demaniali. Particolarmente importante l'utilizzo delle piattaforme social per sensibilizzare e comunicare con l'opinione pubblica. Il numero 1530 è quello da digitare per eventuali emergenze in mare. Questa mattina è stato presentato il calendario degli eventi dell'estate guardiese, oltre 60 appuntamenti che si terranno nella terrazza d'Abruzzo da luglio fino al mese di settembre, e a spiccare la mostra mercato dell'artigianato. Il servizio. Siamo con il sindaco di Guardia Grele, Simone Dal Pozzo, per parlare dell'estate guardiese, un'estate iniziata alla grande a Guardia Grele, tanti eventi che proseguiranno fino agli inizi di settembre. Si tratta di eventi un po' per tutti i gusti, io ne voglio individuare alcuni, quelli più importanti che si aggiungono alla tradizione, come ad esempio la mostra dell'artigianato che sarà presentata in un'occasione a parte. Ci saranno, allora, innanzitutto la festa del borgo il 29 di luglio per celebrare il ritorno del comune di Guardia Grele nel club dei borghi più belli d'Italia. Poi ci saranno il 6, 7, 8 agosto le classiche feste patronali, la notte bianca quest'anno il 14 di agosto con il concerto notturno degli After Hour gratuito, e poi il 19, 20 e 21 altra iniziativa inedita che si colloca nel quadro della 46ª edizione della mostra dell'artigianato, e cioè il festival di artigianato digitale. Guardiamo all'innovazione, guardiamo anche alle giovani generazioni. Poi altri appuntamenti con l'opera, con regia di Enzo De Caro, con la direzione di Maurizio Colasanti e di Susanna Rigacci, una serata di teatro di eccellenza con Michele Placido. Quindi ci sono degli appuntamenti veramente, veramente ricchi. Parliamo ancora di iniziative per il cartellone estivo. Questa volta andiamo a Notaresco, dove dal 14 al 17 luglio l'appuntamento è con il terzo festival di birre artigianali delle colline teramane. Vediamo. Dal 14 al 17 luglio il borgo di Notaresco ospita la terza edizione del Festival di birre artigianali delle colline teramane. Saranno presenti 10 microbirrifici locali con i mastrobirrai agli stand ad illustrare le loro creazioni artigianali, street food di qualità e musica live tutte le sere. Quest'anno ci sono anche delle piccole novità, abbiamo inserito i bicchieri di vetro oltre ai bicchieri di plastica, ognuno sceglie come berli. Poi sono 10 microbirrifici artigianali, due nuovi, uno di Campri e uno di Teramo, che dietro alle spillatrici praticamente sono tutti i mastrobirrai che diranno, illustreranno le loro birre, come se uno gli chiede qualcosa. Così. E poi saranno 35 musicisti, 4 serate. Chiuderemo anche con Stellina dopo il successo che ha avuto, eccezionale veramente. Festival autoctono perché non è un festival commerciale, promozione del territorio comunale di Notaresco e della provincia di Teramo, perché sono presenti sul territorio nel festival solo le birre provinciali, le birre artigianali della provincia di Teramo, appunto per identificare un territorio, ecco. Perciò è un festival che promuove il mio comune. Il festival nasce dall'idea di restringere sempre più la birra artigianale. Io ho ideato un po' con altri due, Massimiliano e Loreto, il festival di birra artigianale di Castellalto 12 anni fa, e lì le birre artigianali proposte sono a livello mondiale. A Notaresco abbiamo ristretto sempre più questo concetto. Prima ho fatto un festival alle birre artigianali abruzzesi e qui invece siamo arrivati a un festival alle birre artigianali provinciali teramane. Dal 14 al 17, dalle 8 fino all'1 e mezza, vi aspettiamo numerosi e ci sarà anche un concorso per le ragazze che, scattandosi un selfie, avranno la possibilità di vincere una bellissima collanina con una raffigurata, una boccale di birra offerta da Valentini Gioielli di Giulianova.
Dopo il grande successo dell'edizione di maggio, torna a grande richiesta a Campli sabato 16 luglio il festival, anzi il salotto della calzatura, manifestazione a cura dell'associazione Campli Domani con il patrocinio del comune. Vediamo. Nel centro storico e per le vie del Borgo Farnese, sabato 16 luglio sarà allestita una mostra mercato delle migliori aziende calzaturiere marchigiane dalle ore 17 fino alla mezzanotte. Questa volta di espositori ne saranno 28, per cui abbiamo la piazza completamente esaurita. E sono tutti produttori, questo ci teniamo a dirlo, non sono rivenditori ma producono loro stessi la calzatura. Quindi i prezzi sono eccezionali e anche il designer è all'avanguardia. Questa volta sotto le stelle il mercatino, dalle 5 del pomeriggio fino a mezzanotte. Un evento dedicato alle calzature che torna con la seconda edizione dopo soli 2 mesi. Perché? Torna dopo 2 mesi perché la prima edizione ha avuto un grosso successo, tanto che c'erano 15 espositori e hanno fatto praticamente man basso di tutte le scarpe coloro che sono intervenuti. Questa volta ci saranno 27 espositori e quindi un plauso a Campli Domani che organizza questo evento, a cui noi diamo il patrocinio non solo ma anche il supporto logistico e anche un contributo, insomma, per far sì che avvenga nel migliore dei modi, e anche un modo per praticamente fare una specie di gemellaggio con Porto Sant'Elpidio, che infatti la volta scorsa è venuto anche il sindaco. Speriamo che dalla costa arrivino molti turisti, così possono associare la mostra mercato, vedere la mostra mercato, visitare Campli e la Scala Santa, quindi abbinare cultura anche alla cultura, e se vogliono arrivare a 3 chilometri alla Sagra del Tartufo, che si svolge appunto in questa settimana. E a Pescara oggi è stata presentata la giornata di sensibilizzazione alla pratica dello sport come prevenzione al diabete. Vediamo. Il diabete è una malattia molto subdola, è una malattia che opera senza dare grossi problemi fisici, perlomeno chi ha le prime manifestazioni, però opera sotto sotto, per cui svolgere un'attività fisica costante è molto molto importante, perché la previene, aiuta a combatterla e aiuta naturalmente a controllarla, perché il miglior controllo se lo fa il diabetico stesso. Questa attività che vuole sensibilizzare tutti i giovani soprattutto, ma tutti coloro che sono in condizione di svolgere appunto un'attività sportiva. E ci sarà questa giornata il 16 di luglio, dove ci sono appunto degli atleti che fanno parte di questa associazione che si chiama ANIAD, Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici, correggetemi se sbaglio, in cui daranno una manifestazione appunto per dimostrare di cosa possono essere capaci i malati di diabete. Quindi tutto qui. E ora andiamo a Termoli in occasione dell'inaugurazione di Popolo Hotelleria. Ci dice tutto Manuela Iori. Tutto quello che serve ad alberghi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, pizzerie lo si trova a Popolo Hotelleria, il nuovo punto vendita di via Corsica a Termoli, specializzato nella vendita all'ingrosso di prodotti per la ristorazione e per il settore alberghiero. Un'idea imprenditoriale unica nel suo genere su tutta la costa adriatica, una scommessa per la famiglia Popolo che già su Termoli ha investito in altre attività. 10 intanto i nuovi posti di lavoro per il punto vendita di via Corsica. Nasce dall'esigenza e dalle richieste degli operatori del settore turistico alberghiero della zona, quindi questa struttura nasce per servire le strutture nuove, quindi dare consulenza a nuove aperture, ristoranti, bar, bed and breakfast, alberghi, e dare una fornitura completa a 360 gradi dove l'operatore del settore turistico alberghiero in un'unica struttura può venire e trovare sinceramente tutto l'occorrente.
2.000 metri quadrati di superficie espositiva dove il personale accompagna i clienti nella scelta dei prodotti. Durante l'inaugurazione c'è stato anche uno show cooking dello chef Chicco Coria, che ha mostrato ai clienti come utilizzare pentole e padelle in base ai cibi da preparare. Qui si può spaziare su tutto, dalla cucina, quindi tutto quello che può servire allo chef, il pentolame, coltelleria, posateria, tutti gli utensili da lavoro, alle vetrerie, alle porcellane delle marche più famose. Termoli l'abbiamo scelta come posizione per questa nuova per questo nuovo segmento di mercato, perché copre un territorio che è vicino al Gargano, siamo in Molise ed è vicino all'Abruzzo, quindi abbiamo così un bacino di utenza su tutta la costiera adriatica dove oggi manca una struttura di queste dimensioni e con un assortimento così profondo e così vasto. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo con la Serie A, con il Pescara, ancora tempo di calciomercato, e allora la squadra ha presentato il nuovo difensore del Pescara, Cristiano Beraghi, giocatore acquisito a titolo definitivo dall'Inter, ha confermato di aver accettato subito la proposta del Delfino per via della grande fiducia avvertita dall'entourage biancazzurro. Vediamo. Sì, è stata un'esperienza importante perché comunque saper ambientarsi in fretta in un altro campionato è una cosa che ti fa crescere, e come ogni mio anno calcistico mi sono portato dietro, ho arricchito il mio bagaglio e me lo porto dietro. La cosa fondamentale è stata sentire la fiducia del mister e della società da subito, che sono stati subito interessati a volermi, e quindi credo che quando ti fanno sentire, tra virgolette, importanti, che ti vogliono a tutti i costi, credo che non ci sia da aspettare niente. Sì, ormai è 3 anni che la faccio, l'ho fatta anche a Catania. È una questione solo di esperienza? È una questione che per salvarsi bisogna pedalare, bisogna correre più degli altri. Sicuramente ci saranno difficoltà, perché ci sono squadre importanti, però noi sappiamo qual è il nostro obiettivo e sappiamo quali sono le squadre con cui non dobbiamo sbagliare. E adesso iniziamo uniti e compatti, e ci sarà da lottare fino alla fine. Partiamo al di sotto solo delle grandi squadre, Napoli, Inter, Milan, Juve. Del resto, come tutte, c'è da lottare, e quindi non siamo inferiori a nessuno, ecco. Secondo me no, perché in Spagna forse le prime 3-4 squadre sono veramente tanto più forti rispetto alle altre, perché comunque in questo momento la verità è che i migliori al mondo giocano lì in Spagna. Però tolte quelle 3-4 squadre il livello non è assolutamente più alto, magari non è più basso dell'Italia, ma non è di certo più alto. È molto più difficile la Serie A. Molto più difficile, sì. Ed ora scendiamo in Lega Pro, sembra essersi arenata la trattativa per portare a Teramo Marco Sansovini, ora il direttore sportivo biancorosso Fabio Lupo cercherà di chiudere per un altro attaccante biancazzurro, Luca Forte, e intanto domani scatta il ritiro ad Ovindoli. Jacopo Forcella. La trattativa tra il Teramo e Marco Sansovini sembra essere senza sbocchi, almeno nell'immediato. Un rallentamento di cui si aveva avuto sentore già ieri, ma che ha subito una brusca frenata che di fatto chiuse quasi definitivamente all'arrivo in biancorosso del centravanti romano. Manca l'accordo col Pescara per quello che riguarda il suo futuro e i destini del suo contratto, ad oggi con scadenza 2017. Insomma, fumata nera a questo punto, col Teramo che ha aspettato la risposta dell'attaccante per alcuni giorni prima di capire che quella strada non avrebbe portato risultati. E così adesso la caccia alla punta si riapre nuovamente. Sul taccuino del direttore sportivo Fabio Lupo c'è Luca Forte, classe 1994, assistito da Mario Giuffredi, proveniente anche lui da biancazzurri del presidente Sebastiani. Per lui anche un gol quest'anno decisivo in casa contro la Pro Vercelli. Per arrivare a Forte la strada dovrebbe essere più in discesa, anche la gente, nonostante tenga sempre alta l'attenzione su altri club di B, sta spingendo per la soluzione Teramo, che a questo punto parrebbe la più semplice. Forte andrà a rinforzare
una batteria di centravanti che ad oggi, giovani delle giovanili esclusi, conta solo di Mirko Petrella e Antonio Croce. Forte sarebbe il terzo tassello di un reparto che nelle intenzioni della società biancorossa dovrebbe essere formato da quattro elementi. A quel punto mancherebbe un altro innesto e sarà una prima punta che possa affiancare gli altri tre a disposizione, ma possa, all'occorrenza, sostituire senza problemi lo stesso Croce. I nomi sono tanti, Lupo ci lavorerà dopo la chiusura dell'affare Forte, che prescinderebbe anche da un'eventuale riapertura della pista Sansovini, che visto il cambio di scenario potrebbe anche iniziare a spingere Forte per Teramo. Ma questi sono discorsi ipotetici e in questo momento poco probabili. Intanto domani inizia il ritiro, mentre il mercato va avanti. In attesa di conoscere il futuro della Virtus Lanciano, i tifosi hanno indetto la giornata dell'orgoglio frentano per giovedì. Vediamo. C'è ancora tanta amarezza tra i tifosi della Virtus Lanciano per gli accadimenti delle ultime settimane. Neanche il tempo di riprendersi da una retrocessione che la famiglia Maio ha annunciato che non iscriverà la squadra al prossimo campionato di Lega Pro. Sarà il Consiglio federale del prossimo 19 luglio a chiudere i giochi in maniera definitiva, escludendo dal torneo il club frentano. Per superare il momento di sconforto e tornare a sostenere i colori rossoneri, a prescindere dalla categoria, la tifoseria lancianese ha indetto la giornata dell'orgoglio frentano. Un invito a tutti i sostenitori a ritrovarsi giovedì prossimo alle ore 19 al piazzale della Stazione Vecchia, un segnale tangibile per far capire che nonostante tutto la passione per il calcio non si è sopita e che c'è ancora voglia al di là della categoria, dei presidenti e dei giocatori. Nel frattempo, come confermato ai nostri microfoni sabato scorso dal diretto interessato, il sindaco Mario Pupillo continua a lavorare, con discrezione, alla creazione di una cordata di imprenditori che possa permettere una immediata ripartenza dal campionato di Serie D. Il nome principale su cui convergono le speranza è quello di Gilberto Candeloro. Le prossime ore saranno decisive. Ieri l'ex DS Luca Leone è stato presentato dal Pescara, ma è stato sollecitato anche sul passo indietro della famiglia Maio. Sono stati 15 anni della mia vita, quindi è una ferita che mi porto un po' nel cuore, no? Però io non smetterò mai di ringraziare la famiglia Maio per l'opportunità che mi ha data, quindi la città di Lanciano, perché comunque sia da giocatore che da direttore mi hanno sempre dimostrato affetto e gratitudine. Poi sai, quando passi 15 anni c'è tanto della tua vita, e quindi mi dispiace dell'epilogo che purtroppo nessuno... Aspettavi questo epilogo? No, sinceramente no, però adesso siamo 30 anni che sono nel calcio, purtroppo. A volte queste cose possono succedere e insomma, ti dispiace, però c'è molta tristezza per me. Si chiude al terzo posto l'avventura del Teramo a Specchi alle fasi nazionali del campionato di basket open del CSI, svoltasi a Montecatini dal 7 al 10 luglio. Vediamo. Uno storico risultato raggiunto dalla società abruzzese, fondata nel 2009 e in 9 anni già capace di vincere 4 titoli di campioni provinciali, 4 titoli di campioni regionali e 2 Supercoppe CSI. E ora, dopo aver trionfato al torneo interregionale contro le migliori formazioni di Marche e Umbria, la TASP ha sfiorato l'impresa di vincere anche lo scudetto italiano CSI. L'associazione Teramo a Specchi ha sfiorato l'impresa di vincere anche lo scudetto italiano CSI. Quest'anno è un anno abbastanza fortunato, perché siamo riusciti ad arrivare alle finali nazionali e abbiamo conquistato il terzo posto in Italia su 618 squadre di pallacanestro. Certo, non le abbiamo incontrate tutte, prima la fase provinciale, poi interregionale e poi adesso le finali nazionali. Sono 9 anni che facciamo il campionato CSI, quest'anno una stagione programmata dal 1 settembre con... in una maniera abbastanza giusta, diciamo, perché i risultati sono arrivati, abbiamo fatto un'impresa, ma un'impresa più che altro l'abbiamo fatta perché siamo riusciti a mantenere il gruppo unito, l'allenatore Raimondo Micheli e Laura Biancacci hanno preparato questi ragazzi alla grande e abbiamo conquistato questo terzo posto. Novità di quest'anno anche il via al settore giovanile? Sì, quest'anno per la prima volta abbiamo avuto 2 squadre di settore giovanile, un under 13 e un under 20. Il cammino proseguirà un'altra
l'altro anno, cercando di aumentare queste squadre di settore giovanile. Poi con l'entrata in società della società Happy Basket di Marco D'Ascenzo avremo anche il mini basket, quindi la Teramo a spicchi diventerà una realtà di pallacanestro anche nel campionato FIP, perché proveremo a fare anche un campionato federale, oltre a fare tutte le giovanili e il campionato FIP. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 torna nell'edizione delle 23. Buona serata.